Per Emilio Garroni, classe 1925 e già professore di filosofia all'Università La Sapienza di Roma, l'arte, di qualunque cosa si tratti, è fatta sì di talento, talvolta fulmineo e fulminante, ma anche di lavoro lento, faticoso, a lungo pensato. Con l'arte, gli dice, non tocchiamo o non toccavamo senz'altro il vero, ma qualcosa di ancora più importante, il senso stesso del nostro pensare, parlare e fare, da cui può scaturire il vero e il non vero, e che dà in ogni caso sensatezza a ciò che pensiamo, diciamo e facciamo, alla vita insomma, e in questo senso alle cose stesse. Professor Garroni, lei ha lavorato tempo addietro, in gioventù, per la televisione e per la radio. Che tipo di programmi ha realizzato? Sì, tutto questo risale agli anni 50 e l'inizio degli anni 60. E mi occupavo di cosiddetti programmi culturali. Ho fatto diverse cose, alcune così così, alcune migliori, alcune abbastanza buone, spero, certo, sono un po' invecchiate. Ho rivisto recentemente dei miei servizi, per esempio, fatti per l'Approdo, sì, all'inizio degli anni 60, e devo dire la verità che me li ricordavo più vecchi, e in realtà qualche cosa invece c'è ancora, e tutto sommato c'è qualche cosa che adesso nella televisione manca totalmente, per esempio la capacità di parlare con un pittore, un critico, un letterato, in modo disteso, cioè questi parlano davvero, dicono delle cose, insomma, e non concordate, e senza quelle domande stupide a trabocchetto, dico, che dovrebbero essere, come tra virgolette, provocatorie, parola che io aborro, si entrava nella cosa stessa, per così dire, e quindi è stata un'esperienza per me abbastanza notevole per certi versi, anche se naturalmente io pensavo, dico, ad una carriera diversa, dico, ad un lavoro diverso già allora, ovviamente. E, per esempio, la conoscenza di personaggi straordinari, di prim'ordine. Dai quali? Beh, per esempio, non so, Le Corbusier, per esempio Aalto, per esempio Vedova, Mastroianni, lo scultore, e così via, insomma, no? Sono tanti, non me li ricordo neanche più, sì, tutti, insomma, no? Però, sì, insomma, alcune di queste conoscenze, per esempio, hanno lasciato anche un piccolo segno, insomma. Sono state conoscenze significative per me. Sì, sì. Quindi ci ho guadagnato un pochino, oltre che per la sopravvivenza. Senta, e quindi oggi come si rapporta alla televisione? Come mi rapporto io alla televisione? Sì. Mi rapporto male assai, per la verità, sì, perché la vedo pochissimo. La vedo pochissimo, mi annoia terribilmente, e forse io mi limito a vedere dei buoni film quando ci sono. Uh-huh. E qualche trasmissione giornalistica, le pochissime che si salvano, perché mi pare che il livello di così sia di una degradazione quasi totale. Cioè, voglio dire, l'argomento affrontato, dico, nella forma più banale, anche più inventata, insomma, per venire incontro, dico, al gusto dello scoop, al gusto del presunto, del telespettatore. Io non sono neanche sicuro che il telespettatore, che gli autori televisivi si immaginano, esista davvero, insomma, no? E dove esiste? Insomma, voglio dire, le trasmissioni dovrebbero essere anche differenziate, insomma, no? Una trasmissione giornalistica dovrebbe conservare sempre, dico, un proprio taglio, dico, giornalistico. E non sempre questo accade, per la verità. Sono domande che girano intorno e cercano di mettere in evidenza gli aspetti più esterni, per così dire, dei fatti della vita, della politica in particolare, insomma, no? E questo mi pare che sia un fatto negativo. Uh-huh. Fatto negativo che aiuta anche la spoliticizzazione del paese. Uh-huh. Senz'altro. E verso il cinema? Io di cinema mi sono occupato sempre, diciamo, sì, come spettatore. Dal punto di vista critico-teorico me ne sono occupato in particolare, dico, negli anni 60. E credo di aver scritto qualche cosa che abbia avuto anche un peso nella letteratura, insomma, no? Per esempio, non so, la critica alla teoria dello specifico filmico, insomma, no? Di cui mi sono occupato, e invece l'affermazione del carattere eterogeneo, dico, del cinema, cioè ci sono tante cose dentro, non si può parlare di cinema arte figurativa, non è vero, insomma, perché c'è l'immagine, c'è la parola, c'è la letteratura,
La musica qualche volta prende addirittura, dico, il sopravvento. Non è semplicemente musica d'accompagnamento, musica puramente emotiva, quella che passa inosservata ma serve però a dare un tono, per così dire, alla storia. No, qualche volta diventa la protagonista, quindi sì. Ci sono tutti questi elementi che concorrono insieme, dico, e quindi in questo senso parlavo di eterogeneità, dico, del linguaggio cinematografico, e credo che la cosa sia passata ormai. Mi pare che oggi tutti siano orientati, dico, in questo senso. Che rapporti ha con la tecnologia? Lei ha lavorato sempre al computer, ad esempio? Sì, ma purtroppo io uso il computer quasi esclusivamente come una macchina da scrivere. Uh-huh. Non posso soffrire la posta elettronica, l'email. Perché non la posso soffrire? No, ma c'è una ragione precisa, dico. Già la posta normale mi mette in una leggera agitazione. Io non la leggo subito. Sì. E la lascio maturare. Sì. E poi leggo la lettera. Posso rispondere anche tardi. Mi è capitato una volta di rispondere anche ad un anno di distanza. Lei dice non è molto gentile, sì, non è molto gentile, e tuttavia però questo mi capita, mi vergogno e devo mandare lettere di scuse e così via. Già la posta, quindi, ma l'email è peggio perché vuole la risposta subito, il messaggio. Beh, non è tollerabile, insomma, no? Già c'è il telefono, dico, che ci disturba, dico, figuriamoci, dico, se ci si mette anche l'email. Senta, con che cosa coincide per lei la bellezza, o con che cosa vorrebbe coincidesse? La bellezza. Io non so bene che cosa sia la bellezza, cominciamo a dire, perché la bellezza è tante cose diverse. È una parola, dico, che, beh, per esempio, dico, nel linguaggio, dico, dei filosofi antichi, sotto la parola bellezza passano, dico, i concetti più diversi. La bellezza si riferisce alle forme, si riferisce agli oggetti, si riferisce alla virtù, si riferisce a virtù pratiche, per esempio, insomma, no? E è, come dire, la bellezza, se dovessimo dire qual è il significato globale unitario, sì, è un segno di adesione positiva. Questo va bene, così funziona. Oh, meno male, le cose vanno così, sì, proprio così. Però è un po' generico. La bellezza usata nel campo, per esempio, della bellezza femminile, della bellezza della natura, vabbè, questo è ovvio, insomma, sono delle specializzazioni di cose che ci trovano tutti d'accordo. Ma se, per esempio, usiamo invece la parola bellezza nel campo dell'arte, qui capisco molto bene. Ecco, rimane il senso generale. Per esempio, questo quadro va bene, deve essere così com'è, ma non è propriamente la bellezza. Guardi, questa parola in realtà ci viene dall'esperienza neoclassica, quando noi abbiamo mitizzato la bellezza dei greci. E la bellezza, del resto, dico, gli autori del Settecento lo dicono esplicitamente, Lessing lo dice esplicitamente, la bellezza è del corpo umano in particolare, e quindi delle statue che raffigurano uomini e donne, e molto meno, dico, di altre espressioni invece, per esempio poetiche. Lì la bellezza c'entra fino a un certo punto, insomma, no? È plastica soprattutto la bellezza. Quindi c'è questo riferimento immediato, dico, alla bellezza del corpo umano. E poi esteso a tutta l'arte. Beh, insomma, ci sono le ultime opere di Goya. Sì. Non hanno a che fare assolutamente con la bellezza in senso classico. Certo che sono belle, punto esclamativo, diciamo, funziona, sono così come debbono essere, ma non sono belle nello stesso senso in cui è bello, dico, l'Apollo del Belvedere, ammesso che l'Apollo del Belvedere sia poi questo capolavoro, così come viene magnificato. E sono anche orrende, sono anche brutte, e l'esperienza dell'arte si unisce sempre, dico, ad un piacere per la bellezza, diciamo così, ma anche ad un dispiacere. Ma non c'è, dico, visione di un'opera d'arte, lettura di un libro importante, che non comporti una qualche sofferenza. Ma senza questa qualche sofferenza, dico, l'esperienza dell'arte sarebbe una scemenza, sarebbe così un'esperienza puramente suntuaria. Mi voglio dedicare, dico, finalmente alla lettura di una cosa che mi dà pace, mi dà gioia e così via. No, che gioia, ma quale gioia? I libri importanti non danno soltanto gioia, ripeto, danno anche sofferenza, ed è bene che lo diano. Per esempio, prendiamo il caso del libro più divertente, il libro umoristico. Sì. Il libro umoristico, io in generale, quello medio, non riesco a leggere, mi annoio mortalmente. Ci sono dei grandissimi libri umoristici,
dirò banalità, ma insomma, Swift, Gogol, certo. E così via. Sono umoristici fino a un certo punto. E sono umoristici, ma danno anche un'ansietà terribile. Certo è un'ansietà che poi si risolve, insomma, in qualche modo, ma non sono umoristici. Cioè l'umorismo, per essere importante, deve comportare una nota che umoristica non è, che è tragica. Ma guardi, dico, Petrolini lo era. Petrolini era un comico anche tragico. Sì, sì, perché certo. I grandi comici sono così. Sono così, certo. Senta, che cosa ha trovato in uno scrittore come Thomas Bernhard? Quali punti? Beh, per un certo verso anche elementi di questo tipo. Ecco, forse più elementi di questo tipo, di una drammaticità che ha sempre un risvolto comico e di una comicità che ha sempre un risvolto drammatico. E, beh, in Bernhard trovo l'aspetto che ho cercato di mettere anche in evidenza in un soggetto. La cosa che mi ha più interessato è la capacità di presentare attraverso situazioni e riflessioni un certo modo di vedere la vita, è quasi esplicito, e tanto che qualcuno l'ha frainteso e tratta Bernhard come se fosse un filosofo. Non è vero, non è affatto un filosofo, è un narratore, soltanto che il pensiero, dico, che in qualche modo è implicito in Bernhard è presente attraverso la storia dei suoi personaggi. E credo che tutti i libri di Bernhard siano leggibili, dico, in questo modo, anche questo, dico, in questa forma sempre ambivalente, dico, di autoironia e nello stesso tempo anche di una sofferenza radicale che Bernhard si porta presso fin dall'infanzia. Poi non sarà vera come nei libri cosiddetti autobiografici, cioè voglio dire, questa sofferenza non è legata ai fatti che lui racconta, può darsi che i fatti siano andati diversamente, sì. Ma certamente c'è questa sofferenza. Però lei è conosciuto uno straordinario critico e teorico dell'arte quale fu Cesare Brandi. Che ricordo ne conserva e quali erano i punti di... Io l'ho conosciuto che ero ancora un ragazzo, perché io ero un amico di studi universitari di Urbani. Urbani è stato direttore dell'Istituto Centrale del Restauro, allievo anche lui di Brandi. E quando lessi il primo libro di Brandi, Carmine o della pittura, che mi piacque molto, è un libro molto importante, andai a trovarlo e gli posi qualche obiezione. Lui rimase un po' perplesso, forse anche leggerissimamente seccato. Brandi non amava molto le obiezioni, non era un grande discutitore, era soprattutto uno che doveva dire le cose che aveva dentro, insomma, sì. No? E da allora si è creata comunque, dico, un vero e proprio rapporto di stime, dico, di amicizie. Me ne sono occupato anche in un saggio degli anni 50 di Brandi, e poi me ne sono occupato tante altre volte, dico, in saggi più cospicui, in varie occasioni. Beh sì, Brandi è stato, innanzitutto, dico, la sua opera per l'Istituto Centrale del Restauro è stata fondamentale non soltanto per il restauro in Italia, ma per il restauro in tutto il mondo. Adesso per esempio stanno traducendo la teoria del restauro in Francia, anzi ho avuto anche rapporti con la traduttrice che mi ha chiesto delle spiegazioni, perché la scrittura di Brandi non è sempre tra le più limpide, perché finalmente hanno capito, dico, che il restauro che si fa in Italia, auspice proprio l'Istituto Centrale del Restauro, è quanto di meglio. Se lei pensa che all'estero ancora fanno chiaramente i falsi, insomma, no? Ridipingono con i colori più incredibili. Sono stato recentemente, dico, a Pietroburgo e sembra, dico, di vedere, dico, coloretti, dico, da Ostia, da Torvaianica, insomma, no? Ma anche come critico d'arte, non soltanto come teorico del restauro. Critico d'arte e teorico dell'arte, forse non esistono i teorici dell'arte, esiste però, dico, l'estetico, quello che si occupa, dico, di problemi, dico, dell'opera d'arte, e Brandi ha avuto un ruolo effettivamente di prim'ordine. Non è che io sia sempre d'accordo, dico, con la teoria brandiana, ma sicuramente, dico, però, insomma, sono i libri che mi hanno insegnato più di tutto. Sono Brandi e pochi altri autori sono autori centrali per me da questo punto di vista. A parte l'accordo e il disaccordo, questo non importa nulla, l'importante, dico, che il libro faccia pensare e faccia discutere. Certo. E come vede, dico,
Qui per esempio ho quasi tutte le opere di Brandi, insomma, no? Quindi voglio dire, dico, è un autore, dico, di cui mi sono occupato, dico, con serietà. E da un punto di vista umano che ricorda ne conserva? Brandi era un uomo curioso, era un uomo pieno di interessi, anche troppi qualche volta, se vuole. E un pochino stizzoso, si arrabbiava facilmente, non accettava per esempio le critiche, questo già l'ho ricordato prima, insomma, no? Però con me e con altre persone di quell'ambiente avevo un rapporto di fiducia, è stato sempre molto simpatico con me. Molto simpatico, per esempio, dico, mi ha citato largamente, dico, in un suo libro dell'inizio degli anni 60 e forse anche al di là, dico, dei meriti, dico, del libro a cui lui si riferiva. Brandi era un grande maestro itinerante e ne approfitto per chiedere, lei si considera più itinerante o più stanziale invece? Io stanzialissimo, io non amo l'itinere, no, nel senso che no, si perde molto tempo, forse bisogna avere una mentalità diversa, insomma, no? Io amo lavorare molto a casa, devo fare lezioni, faccio le lezioni, faccio il ricevimento degli studenti, seguo le tesi di laurea, insomma, no? Ma tutto questo, dico, in un ambiente un po' calmo. Ho visto che lei ha accettò di fare un breve test introduttivo a un libro di psicoanalisi, un libro psicoanalitico di Armando Ferrari, L'eclissi del corpo, intitolato Che cosa si prova ad essere un homo sapiens? E dice, non senza imbarazzo iniziale a causa della mia estraneità alla pratica e al linguaggio della psicoanalisi. Perché quindi accettò di... Ma perché... Che atteggiamento ha verso la psicoanalisi? Beh, intanto? Io me ne sono interessato un poco, ma insomma da persona che legge e da persona che ha interessi, dico, in questo senso, forse anche abbastanza spiccati. E poi non solo, ma io ho lavorato, dico, con Ferrari, abbiamo scritto un saggio insieme, naturalmente io portavo il mio contributo di filosofo e allora anche di semiotico, poi semiotico non sono più stato, se Dio vuole, e Ferrari invece il suo contributo di psicanalista. E quindi, dico, mi sentivo vicino, però... Naturalmente, dico, non potevo dimenticare che la mia competenza era pur sempre una competenza relativamente superficiale. Forse su alcuni punti ero andato più a fondo, ma su alcuni punti, quelli che interessavano più di me, più me, cioè quelli che più vicini, dico, alla mia formazione filosofica. Ma per il resto, dico, mi rimettevo, dico, allo specialista. E ho accettato per questo, e anche perché in questa introduzione non parlo tanto di psicanalisi, ma parlo piuttosto, dico, del problema del nascere della coscienza, dico, che cosa si prova ad essere un homo sapiens, è una domanda apparentemente, dico, buffa, ma essenziale, essenziale. E nasce dall'altra domanda, dico, dell'epistemologo che sono invece che cosa si prova ad essere un pipistrello. Ecco, sembra che per noi pensare di essere un pipistrello sia una cosa difficilmente immaginabile, ma non sappiamo che è ancora più difficile pensare invece di essere un homo sapiens. Che cosa significa? Che cosa significa? Beh, probabilmente, dico, anche da queste difficoltà di chiarimento nascono alcuni problemi della psicanalisi, forse i problemi essenziali della psicanalisi. Questo fondo oscuro, per così dire, che sta e che coincide con la coscienza stessa. Siamo coscienti di pensare, di parlare, ma nello stesso tempo questa coscienza è anche un'oscurità, non sappiamo bene in che cosa tutto ciò consiste. Arriviamo alle sue prove, a quelle che, non saprei come altro definirle, prove narrative, cioè una storia, Dissonanza in Quartet, sulla morte e sull'arte, Racconti morali, precedentemente ne ha scritto Racconti morali o della vicinanza e della lontananza. Come si possono definire queste prove narrative? Dunque, ci sono due modi standard. Sì. Uno è, sono la stessa cosa dei libri filosofici. Quindi sono praticamente, dico, opera di filosofia e questo va incontro ad un'idea abbastanza diffusa, che la filosofia sia un genere letterario, come il romanzo. E l'altro invece no, è completamente diverso. Quello è un'opera filosofica, questa invece è un'opera strettamente narrativa. Bene, in entrambi i casi il lettore sarebbe profondamente deluso, perché non sono vere né l'una né l'altra cosa. È vero invece che c'è
una differenza di scrittura, di modo di articolare il discorso nelle cosiddette prove narrative, sì, che segue per così dire una storia. Cioè i problemi, e anche i problemi se vuole filosofici, vengono visti dal punto di vista della elaborazione che una persona fa di questi problemi, quindi della storia di questi problemi all'interno, dico, di una coscienza, di una persona, di una situazione e così via. Mentre invece tutto ciò nel libro, diciamo così, filosofico non deve esserci. Cioè questa storia deve essere, si deve essere stemperata e deve aver acquistato, dico, una compattezza e in qualche modo, come amo dire io, spaziale, non più temporale, non più narrativa, ma insomma tutte le cose devono quadrare, devono incastrarsi nei limiti del possibile, perché ai margini di ogni sistema rimane sempre, dico, un che di incerto che forse, dico, una storia può ulteriormente illuminare, ma da un altro punto di vista. Che cosa si cela oggi dietro la parola estetico? E primo, la seconda domanda è se è d'accordo con una frase di Brodsky, secondo il quale l'estetica è la madre dell'etica. Partiamo dalla seconda, che per un certo verso, dico, può essere esaurita dando un'idea del, sì, problema sottostante. Effettivamente questa specie di slogan, insomma, no, l'estetica madre dell'etica, non è sbagliato, nel senso che l'esperienza estetica non può essere dissociata dall'esperienza etica, anzi qualcosa di più, è forse, dico, la base di un'esperienza etica. La mia frequentazione di Kant, dico, mi ha portato proprio a queste conclusioni. Precisamente, dico, il principio estetico di cui Kant parla nella terza critica, sì, è in qualche modo un principio, dico, che dà conto anche del dover essere. È il principio immanente, quello che sta dentro di noi. Il dover essere è fondato, dico, sulla ragione che in qualche modo è trascendente, insomma, no? Il principio estetico invece è immanente e da lì nasce una giustificazione dell'imperativo etico. Che cosa significa estetico poi? Non lo so, in un certo senso non lo so. Diciamo negativamente che significa qualcosa che non può essere presentato in termini intellettuali, in termini concettuali. È qualche cosa di immediato, dico, che guida la nostra esperienza, gli dà forma, permette alla nostra esperienza, anche logica, anche conoscitiva, dico, di acquistare forma, di articolarsi, di avere un'unità. Sì. E da questo punto di vista l'estetico è avvicinabile quindi alla sensazione, al sentimento. Ed è un elemento intuitivo che ritroviamo in modo esemplare nell'opera d'arte. Ecco perché l'estetica si occupa dell'opera d'arte. Non perché l'estetica sia una teoria dell'arte o una filosofia dell'arte. Questo non è vero. Le grandi estetiche non sono mai teorie dell'arte, né quella di Kant, né quella di Hegel e così via. È vero invece però che l'oggetto d'arte è un oggetto esemplare per la riflessione di sé, perché lì ritroviamo precisamente, dico, questo motivo non intellettuale, sì, che è alla radice, dico, della nostra esperienza, posto in primissimo piano, per così dire. Professor Garroni, quando si manifestò il suo interesse per Kant, del quale lei ha tradotto faticosamente, ma insomma, la critica della facoltà di giudizio per Einaudi? Una grande impresa. Dunque, è lontano l'interesse per Kant. E nasce, sì, dai miei studi estetici, ma non soltanto i miei studi estetici, in realtà è un interesse per Kant in generale. E nasce in questo senso che io mi sono reso conto, prima di leggere Kant, sì, che l'arte non è l'oggetto epistemico dell'estetica, per così dire, è appunto un referente esemplare, come cercavo di dire approssimativamente prima. Bene, ma questo troviamo in Kant. Questo troviamo in Kant. In Kant non c'è una teoria dell'arte,
La terza critica, la critica della facoltà di giudizio, sì, dice Kant, non è una dottrina, è soltanto critica, quindi è la comprensione della funzione di questa, di questo principio estetico nei riguardi e dell'arte, ma anche della conoscenza, anche della vita morale e così via. E allora ha cominciato a leggere più accuratamente di quanto non avessi fatto in gioventù, quando avevo capito pochissimo della terza critica, per la verità. Questo libro fondamentale, e ho tenuto le mie prime lezioni negli anni 60 e poi negli anni 70, dico, la cosa si è concretata in letture ancora più approfondite che hanno portato, dico, alla scrittura di un libretto, Estetica e Epistemologia, che è dedicato, sì, precisamente a Kant, e poi le opere successive, insomma, sono piene di Kant, Senso e Paradosso. C'è soltanto un paragrafo su Kant, ma poi circola un po' dappertutto. Nell'ultimo libro, Gardantiano, Estetica, uno sguardo attraverso, Kant è addirittura al centro. E finalmente poi c'è l'introduzione che abbiamo scritto io e il mio collaboratore Hans-Michael Hoeneger alla traduzione della terza critica, che è un saggio corposo dal punto di vista quantitativo, sì, una, sì, sessantina di pagine, insomma, sì, cosa che in generale non si fa, dico, le introduzioni non dovrebbero essere così lunghe, ma in questo caso ci premeva dare una guida alla lettura della critica, della terza critica, intesa a mostrare qual è il vero e proprio filo conduttore che lega tra di loro i tanti argomenti di cui apparentemente, dico, la critica è disseminata come se fossero argomenti eterogenei, per così, sì, dire. Questo è un rimprovero che è stato rivolto, dico, frequentemente a Kant, e non è vero, invece è un libro molto compatto, e io mi auguro che questo filo conduttore sia risultato di una certa perspicuità.